Ciao ragazzi, se la mamma ha deciso di farti vedere questo nuovo video, vuol dire che questa settimana non avete incendiato nulla. Meno male. Io è per questo che non ho più capelli. Ma la candela ha funzionato? Ti sei ricordato di pregare? Ve lo siete ricordati a vicenda? Magari una volta uno e una volta l'altro. Oppure è stata quella perfettina di tua sorella? O quello stress di tuo fratello? Oppure è stata la mamma? No, è stato il papà che, beh, se qualcuno in particolare ci ha pensato per tutti, ha richiamato questa attenzione, ha tenuto duro, ringrazialo. Ma ora, questa settimana, provaci di nuovo tu. Proviamo con un'altra cosa. Oh, mica tutto funziona con tutti, eh? E poi, Don, io manco ce l'avevo una candela a casa. Hai ragione. Allora, facciamo così. Cerchiamo un'altra cosa che ti possa aiutare a pregare, che magari ti ha già aiutato. E se proprio non la troviamo, la costruiamo. Ci sono tanti oggetti che potrebbero aiutarti a pregare, che invitano alla preghiera. Il crocifisso, la Bibbia, un rosario. Il presepe. Non è il caso di mettersi a fare il presepe. Uno degli oggetti più belli che da secoli accompagna la preghiera della Chiesa, soprattutto la preghiera della Chiesa nelle case, sono le icone. La parola icona vuol dire immagine, immagine davanti a cui pregare, immagine che ti aiuta a pregare, immagine che, pensa un po', è stata anche fatta come una preghiera. Sì, perché quelli che disegnano le icone lo fanno pregando. Un'icona è una preghiera. Questa settimana potresti pregare così, scrivendo un'icona. Eh sì, perché si dice così, eh? Non è il solito disegnino da colorare. Magari in casa ne hai già una, magari non c'è. Magari ora che ci pensi, quello strano quadro. Ma anche se c'è, provaci, dai. Fare un'icona è una bellissima preghiera e aiuta a pregare anche dopo che l'hai finita. Aiuta anche altri. Qui sotto, nella descrizione del video, trovi un file che puoi scaricare con qualche spunto per realizzarla. E ci sono anche i significati dei vari colori che si utilizzano in un'icona. Te l'ho detto che non è una cosa così. No, non è il solito disegnino da colorare. È finito il tempo del ciuccio, con le matite, con i pennarelli, con le tempere, con quello che ti viene in mente. Farai una bellissima icona, un'immagine che si fa preghiera per te che la fai e per chi si fermerà a pregare davanti ad essa. Magari proprio in occasione dell'ormai prossimo mese di maggio.